sia stato, come dire, è rientrato questa crisi. E mi dispiace perché secondo me era una crisi non in negativo, non era uno scontro con il sindaco, ma erano una serie di raccomandazioni, una serie di suggerimenti per dare un nuovo impulso a questa amministrazione. Che non è vero, il sindaco mi fa tutto bene, perché se noi prendiamo in considerazione i grandi problemi, a cominciare da dove lei è assessore, cioè un urbanista, ma sono 2 anni massimo, un anno e mezzo e più. Ma voglio dire, adesso non è lui la tanto considerata da voi amministrazione precedente. Devo dire che in un anno l'assessore al ramo, che mi pare fosse Gagliardi, e anche la dirigente fosse Napolitano, in un anno misero sul difficile piano, elaborarono il piano, fu il piano d'azione e lo adottarono in anno. Poi l'assessore si dimise e il piano evidentemente per una serie di errori anche dell'amministrazione oltre che dei dirigenti non è andato. Secondo me questa è la mia opinione onesta, quello che credo, non è più scelto. Non sono qui per fare opposte da una parte noi, da una parte anche perché non ha alcun senso. Però voglio dire, forse se qualcuno le avesse detto guarda che ci vuole un assessore all'urbanistica, abbiamo qui il sindaco, non può fare, cioè non può che fare, carità nominalmente, però forse un assessore per l'urbanistica, non perché è più bravo, ma perché con più tempo, più attento sul problema, forse sortirebbe risultati migliori. E così anche su altre questioni, perché non si può dire che tutto va bene, e non è solo l'urbanistica, sulle entrate. È vero che i revisori dei conti si fanno un po' anche la loro parte dicendo sì, va bene, però voi dovete fare delle mie maggiori. Però su questo problema delle entrate, il problema è vero. Se la maggioranza aveva il problema di voleva chiedere all'amministrazione di rafforzare il quadro delle entrate sul piano del personale, sul piano dell'amministrazione, non lo so, però il fatto che chiedeva un rafforzamento di questo settore, secondo me aveva qualche ragione. Così anche sul piano di quello che io ero il suo migliore assessore, l'assessore all'ambiente, però purtroppo quel bravo ragazzo si trova di fronte siccome è un medico che deve curare un male grave, una sorta di cancro, di tumore, che è il caso di ambiente. E lo sappiamo tutti. E purtroppo la politica è stata in passato e lo è oggi, è impotente ad affrontare i veri nodi di Trasoria Ambiente, il cui risultato finale è un servizio scadente e un costo che è il doppio di quello che paga il comune vicino al nostro con degli appalti che hanno appena fatto, per essere in vigore. Ho portato solo alcuni esempi, ma se ne possono fare degli altri. Quindi se questa giunta è rientrata, perché rimane questa volontà da parte di una parte della maggioranza, anche da parte del sindaco, di potenziare l'amministrazione, di governare il personale in modo più efficiente, allora è un fatto così. Se invece si è chiusa con una suonata, cioè con una sorta di promesse di piccolo cabotaggio, e allora devo anche dare un giudizio positivo su questa crisi che voi avete adesso. E questo penso che lo vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Questa è un po' la situazione, e questa è anche la ragione per cui, va bene, poi lo diremo. Immagino in dichiarazione di voto, però
secondo me questo bilancio non è potabile da parte almeno mia e della massa della minoranza. Non è potabile perché è il bilancio di sempre, dove ognuno cerca di pararsi senza mettere in campo un vero bilancio di rinnovamento rispetto a. Grazie consigliere Santillo.